Allora, siamo a Villa Chiara, Orto e Cucina, con Fabiana Scarica, che è la proprietaria e l'organizzatrice di questa bellissima serata. Fabiana, come nasce questa serata e di cosa si tratta? È una serata che innanzitutto nasce da quello che è stato appunto il lavoro di Paolo Marchi su quelli che sono le figure degli chef che hanno fatto la cucina italiana, per cui la produzione poi dei suoi libri che oggi andremo a presentare appunto in sua compagnia, oltre che diciamo appunto avremo poi il piacere di essere accompagnati dalla cena costituita appunto dalle mani di alcuni di questi grandi chef del mondo della cucina italiana, ma in particolare saremo tutte donne, il che non è poco, no? Come mai questa scelta di caratterizzare? Beh, forse proprio perché diciamo da parte di Paolo c'è stata questa sensibilità di dare il giusto valore anche alle figure femminili, ma soprattutto anche perché diciamo essendo forse anche io, no, padrona di casa, donna, diciamo abbiamo voluto creare questo feeling per far capire come si lavora in sincronia tra donne. A questo punto però ti devo chiedere, quindi in questo settore, nel settore degli chef, è più difficile per una donna? Anche qui è più difficile, soprattutto in Italia? Dicono. Però la forza non ci manca, insomma, l'impegno ce lo mettiamo, quindi la speranza è proprio quella che poi a denti stretti si riesca a dimostrare cosa si vale, insomma. Senti, invece raccontami un po' il progetto della tua casa, no? di questa bellissima villa che appunto hai preso in gestione da poco e stai portando altissimi livelli. Diciamo è sempre stato un sogno proprio perché da mamma avevo anche bisogno di condividere con mia figlia quelli che potessero essere momenti diciamo di non solo negatività, perché comunque chi sta vicino subisce solo quella che è la mancanza della mamma in questo caso, e diciamo in questo modo noi abbiamo modo di conciliare quello e quello, per cui ecco con gli animali mia figlia viene qui, stiamo insieme, diciamo il giusto modo per creare anche questo rapporto. E poi anche per mangiare prodotti della terra, no? Vabbè, diciamo che non lo si dice in quanto lo si vede se si viene qui, nel senso abbiamo 2 ettari di terra che appunto coltiviamo in base alla stagionalità e anche da un punto di vista biologico, per cui... Senti, un'ultima curiosità invece, qual è il piatto che ci farei degustare stasera? E soprattutto qual è il tuo piatto forte, no? Un po' tutti gli chef ci hanno, secondo te qual è il tuo piatto forte? Io so che tu sei brava ad impastare, no? C'hai una passione, però qual è il tuo piatto forte? Allora, innanzitutto questa sera prepareremo dei fusillotti di monograno Felicetti con fave, pecorino e pancetta, però di baccalà. E il piatto, allora io sono per la pasta, cioè pasta per sempre, insomma, da buona campana, no? E, però mi piace fare i risotti. Quindi forse proprio un risotto, mi riscontro in più. Allora, siamo a Villa Chiara Orto e Cucina con Paolo Marchi, notissimo in Italia, fondatore di Identità Golose tra le varie cose e anche scrittore, insomma, oggi ci presenterà questo libro XXL, in cui racconti un po' il tuo rapporto, no, con gli chef e con il cibo. Sì, in verità ne ho scritti due. E tutti quei numeri XXL sono 50 piatti che hanno allargato la mia vita, che vuol dire un po' l'hanno fatta cambiare perché ero giornalista sportivo e un po' sono ingrassato, cioè la vita è il giro vita, insomma, e la taglia XXL è la taglia dei miei vestiti, così, e per buttarla un po' sull'ironico, no? Non pensare troppo al sovrappeso. E l'altro invece è 100 chef, scusate, per 10 anni, che sono i 100 chef che hanno cambiato la cucina italiana contemporanea. E in pratica il meglio che è passato a Identità Golose a livello di cuochi italiani. Questo proprio per fissare la cosa, un po' per dividere. Una parte è un po' la storia mia, tutti mi chiedevano come si diventa critici, allora alla fine insomma, con Mondadori abbiamo trovato questa cosa dei racconti in cui leggo diciamo, dei momenti importanti a un piatto che ho mangiato. Per cui non necessariamente, lo continuo a dire per evitare equivoci, sono i cuochi più bravi, i piatti più buoni. Sono piatti più importanti, che è una cosa diversa. Sono quelli che hanno lasciato un segno nella tua vita. Un segno, ci sono dei cuochi 3 stelle, bravissimi, che io stimo da pazzi e così via, che però quando ho mangiato da loro non ho legato qualcosa che dici mi ha fatto deviare un po' la strada e il percorso. Invece l'altro è proprio una cosa di merito. Purtroppo è il vizio italico, no? Quando c'è una classifica c'è sempre chi è dentro, sì, e chi è fuori. Non ho mai dato voti, sia quando lavoravo al giornale
aveva le rubriche che sono nome, sia la guida d'identità, non diamo voti, cioè o ci sei o non ci sei, anche perché è una guida la nostra aperta al mondo, per cui diventa complicatissimo paragonare un ristorante del Sud America a un italiano o un giapponese, hanno premesse di servizio, sono tante cose che sono diverse, per cui alla fine uno leggendo capisce un minuto l'impostazione. Senti, due cose prima di chiudere. Allora, una, da addetto ai lavori, che cosa vedi oggi, no? In Italia e all'estero, quali sono le tendenze che vedi? E poi l'altra cosa che mi interessa in maniera particolare per quello che faccio io di lavoro, io sono un giornalista che vengo dal mondo dell'innovazione, sì. Quanta innovazione c'è oggi in cucina? Secondo te siamo al giusto punto o bisogna ancora fare di più? No, guarda, al giusto punto non si arriva mai, cioè arrivi un momento dove pensi, diciamo, una cosa così migliore, insomma, vedi proprio che si è fatto un passo avanti importante. Sicuramente penso a una lezione, a un discorso con Gualtiero Marchesi, che faceva lo stagista, imparava dai fratelli Tragon in Francia, e questi, insomma, in quel periodo, che era 40 anni fa, inventarono il teflon, le padelle antiaderenti, e i Trogo dovrebbero cambiare tutto il loro ricettario, perché chiaramente avresti usato meno burro, meno grassi, no? E così erano dei momenti in cui qualcosa in sottovuoto sconvolge tutto, l'arrivo di nuovi prodotti, per cui non si finisce mai. La cosa è stare attenti alle cose veramente profonde come innovazioni dalle cose simpatiche. Allora di sicuro gli abbattitori sottovuoto sono cose importanti, altre sono un po' delle mode, per cui non arrivi mai a fermarti. Ci sono altri cuochi e altre ricerche che porteranno, diciamo, l'asticella più avanti. È sempre un movimento, se non c'è movimento finisce un po' tutto. E invece tra Italia e estero cosa vedi? Che tendenze vedi ora? Guarda, la cosa, proprio mangeremo sempre più verdura. Sono reduce da un evento bello di gastronomia di Strada della Mazzarella, e si diceva fra 20 anni non si mangerà più carne, o comunque la dieta sarà sempre più sulle verdure, sui legumi, su cose più leggere, anche per snellire l'uomo, per cose più naturali. Non so se questo sarà vero, però di sicuro devi mangiare più carne bianca che rossa e più pesce che carne, come impostazione, tantissima verdura, e dovrei mangiarla sempre di più, per cui il futuro sarà più verde di quello che non è oggi. Quindi potremmo chiudere una battuta: il prossimo libro sarà XS. Sì, quello è quello che vorrebbe mia moglie, che io scrivessi un libro, il percorso che mi porta a una taglia inferiore, però è difficile, è dura. In bocca al lupo, in bocca al lupo.